È proseguita a Palazzo Lascaris la discussione sul provvedimento di riordino e semplificazione delle norme regionali. In particolare, il Consiglio ha esaminato gli articoli sui PAB e servizi sociali, su cui sono stati presentati numerosi emendamenti, poi respinti, dei gruppi Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Tutela dell'infermiere pediatrico nell'esercizio della professione in continuità assistenziale su pazienti sofferenti per malattie croniche insorte in età infantile. E quanto chiedono gli infermieri pediatrici del Regina Margherita di Torino, che hanno consegnato una petizione al Presidente del Consiglio regionale. È stato rinnovato il protocollo d'intesa tra l'Assemblea regionale e il Centro Internazionale di Formazione, che prevede tra l'altro che il Consiglio ospiti presso la propria sede i corsisti Cifilo per fornire loro informazioni relative all'attività istituzionale del Consiglio e della Regione. La magia è entrata per una sera in una sede istituzionale. È andato in scena a Palazzo Lascaris lo spettacolo Phantom, ideato e scritto da Etienne Salliot, che dopo il successo di Le Soir des Monstres del 2009 approda a Torino con l'installazione per grandi spazi. Ogni sabato di luglio su Rai 3 Piemonte vanno in onda i programmi per l'accesso, spazio gratuito e autogestito a disposizione di associazioni e onlus, grazie a un accordo tra il Corecom, Comitato Regionale per le Telecomunicazioni del Piemonte, e il Centro di Produzione TV Rai. La collana dei Tascabili di Palazzo Lascaris si è arricchita di una nuova pubblicazione dedicata alla cittadella di Alessandria, dell'architetto Ignazio Bertola, che costituisce uno dei più grandiosi monumenti europei, esempio di fortificazione permanente del XVIII secolo. Una sessantina di piatti che portano impresse vedute di Torino e del Piemonte sono esposti alla Biblioteca della Regione fino a venerdì 7 ottobre. L'allestimento dal titolo Il Piemonte sui piatti è curato dal collezionista Piero Gondolo della Riva.